Grande fratello, allarme Enzo Paolo Turchi, me ne vado, poi esplode contro due Geffini. Il coreografo ha minacciato di nuovo l'addio al reality Mediaset. Stavolta, a metterlo in crisi sarebbe stata l'atmosfera pesante che si è creata all'interno della casa. Per la seconda volta da quando è entrato, Enzo Paolo Turchi minaccia l'addio. Il coreografo aveva già rischiato grosso, quando Signorini fece entrare, in extremis, la moglie Carmen Russo per fargli cambiare idea. Ma adesso è diverso. Non c'entra l'amore e non c'entra la mancanza di casa. Il problema, per Enzo, è il clima che si è venuto a creare da quando Shaila e Lorenzo sono tornati. Un clima teso, poco sereno, con atteggiamenti che secondo il ballerino risultano talvolta falsi. E a queste condizioni lui non ha più voglia di giocare. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto. Grande fratello, l'ultimatum di Enzo Paolo Turchi. Il punto di svolta è stato uno solo. Il ritorno dalla Spagna di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, innamorati e felici, mentre il povero Javier si rodeva il fegato qui in Italia. Da quel momento si è creato un clima tesissimo nella casa, fazioni contro la coppia e fazioni a favore, con momenti di tensione soprattutto tra Shaila e le altre coinquiline. Nel frattempo, il pubblico ha dimostrato tutto il suo appoggio nei confronti di Martinez, che ha ricevuto anche un messaggio di supporto recapitato in volo da un aereo. E poi è arrivato Enzo Paolo. Il coreografo, sempre molto diretto, ha espresso chiaramente le sue perplessità sulla nuova coppia di innamorati. Io non vedo questa cosa vera, ha detto a proposito di Shaila e Lorenzo, né da una parte e né dall'altra. Perché in una settimana o due non si può. Io, a prescindere dalla mancanza di rispetto per Javier, trovo tutto inutile. Se poi lo fanno per le clip allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco ok, allora capisco l'utilità. E ancora, fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue. Queste cose sono così plateali e un po' finte. Poi è ovvio che siamo tutti liberi. Non voglio giudicare, ma non trovo che abbia un senso. Se non c'è il senso diventa tutto spettacolo e allora facciamo i balletti che è meglio. Ma noi dichiariamo che i balletti sono spettacolo. Ci stanno spettacoli belli e spettacoli brutti. Ieri sera, Enzo Paolo si è anche confidato con Luca Calvani a proposito di questa situazione. Non gli piace quello che sta accadendo tra Shaila e Lorenzo, ma pure gli atteggiamenti di altri coinquilini intorno alla coppia. Anche perché poi pure gli altri, ha spiegato, si mettono paura perché è forte e dicono è meglio farmela amica. Però tutto questo va benissimo, però non va bene per altre cose, non va bene per me, per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace questa situazione, me ne vado. Sì, me ne vado. Resta solo da capire se l'affermazione di Enzo Paolo era dettata dalla rabbia del momento. O se invece ci credeva veramente, in quello che ha detto. Perché in quel caso l'avventura del marito di Carmen Russo potrebbe essere agli sgoccioli.